Per la selezione del personale, la concessionaria ha creato un centro medico psicotecnico che provvede alla scelta degli elementi destinati alle varie mansioni per mezzo di una serie di esami medici e di prove attitudinali. Ne deriva, oltre ad un ovvio aumento di efficienza delle singole prestazioni e quindi come risultante un incremento di produttività della società, anche l'agevole corso delle carriere professionali di ciascuno, al riparo dalle delusioni e dalle frustrazioni sempre conseguenti ad un errore di orientamento professionale. Il personale così selezionato viene preparato nel centro addestramento ad assolvere i compiti specifici che gli saranno affidati. Tecnici ed operai frequentano qui corsi scolastici articolati in quattro specializzazioni: centrali, reti, impianti interni speciali, alta frequenza e ponti radio. La caratteristica fondamentale del centro è quella di aver realizzato a scopo didattico una vera piccola rete telefonica completa, dalla centrale al ponte radio, dalla rete in cavi alla palificazione interurbana, dall'impianto interno alla canalizzazione. È stata posta una particolare cura nell'ideare e realizzare speciali accorgimenti per rendere sempre più aderente alla realtà della vita di esercizio qualsiasi tipo di lavoro. Il centro di addestramento della SET risolve così uno dei maggiori problemi che si pongono ad un complesso industriale in via di rapida espansione, specie se in zone depresse, ed insieme contribuisce efficacemente ad accrescere di migliaia di unità la categoria dei tecnici e degli operai qualificati, dei quali il nostro paese ha sentito e sente tuttora gravemente la carenza.